Buongiorno. Prima di parlare dei doveri vorrei portare qualche testimonianza a supporto di cose che Matteo Renzi ha già detto. In Italia in questo momento non ci sono risorse, dobbiamo cercare la crescita con riforme a costo zero. E le imprese non possono chiedere quello che non è disponibile né avere l'alibi del costo del lavoro alto, perché è comunque più basso di quello che c'è in Francia o in Germania. Possono però chiedere di essere liberate dalla zavorra, di non essere soffocate da lasci e lacciuoli. Porto qualche testimonianza. Il mio sindaco, uno dei nostri, mi dice che per un impianto eolico nella conferenza dei servizi doveva ascoltare i pareri di 48 enti, 42 dei quali erano vincolanti. Il presidente Bernazzoli della mia provincia, anche lui uno delle nostre, non un pericoloso edificatore abusivo, mi diceva che per portare in sicurezza il tetto della sua casa di famiglia nell'Appennino Parmense ha dovuto ascoltare i pareri di 18 enti diversi. Nel mio piccolo, prima di smettere, vorrei istituire un master di motorsport, il migliore del mondo, anche per rendere qualcosa del tanto che ho avuto. Ho individuato la sede in una cascina abbandonata, da più di un anno sono rimbalzato da un ente all'altro, l'architetto mi dice ma forse provaci tu, e io no, non provo perché o lo posso fare o non lo posso fare, nessun problema, so che comunque in qualche modo fra 2 anni si farà, però per 2 anni 15 persone avranno magari perso l'opportunità di avere un lavoro. Mi ricordo un po' quanto mi diceva Paolo Barilla, noi abbiamo fatto lo stabilimento di Melfi, doveva essere lo stabilimento pilota per l'impianto americano, abbiamo finito prima l'impianto a Ames, nello Iowa, che a Melfi. Ho incontrato quest'estate Prodi e mi diceva che in nessun paese d'Europa c'è un ricorso al TAR così massiccio come in Italia. Qui tutti ricorrono e tutti bloccano. Se soltanto riuscissimo a ridurlo del 90%, come era in diversi paesi vicini a noi, ci sarebbe un'immediata ripartenza di tante attività e sarebbe un'iniziativa che vale il 3% del PIL. È una cosa, sì, tutte queste cose le conosciamo già, questo del TAR poi in modo particolare, però dobbiamo farle in fretta perché se ne accorgerà Renzi quando dovrà mettere in moto il Caterpillar, quanti ostacoli dovrà cercare. Parliamo adesso dei doveri. Ecco, in Italia si parla molto di diritti ma si parla poco di doveri, e se parliamo di doveri per favore parliamo dei nostri doveri, perché è troppo comodo parlare dei doveri degli altri. Per un'impresa il primo dovere è di pagare le tasse, ovviamente tutte, senza se e senza ma. Il secondo, reinvestire l'utile, tutto senza se e senza ma. Il terzo è non aver paura di crescere. Non è un punto banale perché lo sento e lo soffro, perché ho visto tante aziende delle DMI dimensioni che sono crollate perché sono cresciute in modo non corretto. Sento la responsabilità verso tanti giovani che fra l'altro sono bravissimi. In azienda ci sono 80 ingegneri, uno più bravo dell'altro, e gli italiani non hanno niente da imparare dagli altri. Ecco, questi si spostano anche da altre regioni, fanno il mutuo, mettono su casa, io devo preoccuparmi di loro, e ho sempre avuto paura di crescere per non mettere a rischio l'azienda e le loro aspettative. Però in questo momento penso che debba prevalere il coraggio. Deve prevalere il coraggio perché dobbiamo cercare di dare una risposta alle aspettative di tanti giovani che aspettano un lavoro, perché dobbiamo spostare l'indicatore dall'indicatore della prudenza a quella del coraggio. Qualcuno mi può obiettare, è facile avere coraggio a 77 anni. Io dico sì, è facile perché tanto c'è poco da perdere, però il coraggio in questo momento devono averlo proprio tutti. Dobbiamo smettere di essere troppo prudenti. Anche la politica però ha dei doveri. Se siamo qui in qualche modo siamo attori nel campo della politica, ci sono dei protagonisti, ci sono diversi comprimari, ci sono tanti come me e come tanti di voi
che sono soltanto comparse, comunque un ruolo, ma seppure marginale, lo recitiamo. Ecco, noi dobbiamo chiedere e giudicare non soltanto per chi indica i problemi, non per i problemi indicati, ma per le soluzioni proposte e per i tempi. I tempi sarà il vero problema. Noi dobbiamo chiedere a chi reggerà questo paese, dal momento che hanno anche le risorse per riuscire a valutare bene le possibilità, di indicare e di rispettare i tempi. Un'ultima cosa, vorrei parlare della prossima rottamazione. Io ero a Reggio Emilia, tanto entusiasmo, un entusiasmo che mi ha riportato un pochettino a 45 anni fa, ai tempi della prima festa dell'amicizia a Palmanova. Era bello andare a rubare le panchine negli stand vicini perché non c'era più posto. Però giovani ce n'erano pochi. Io avevo portato mia figlia, ma passati 50 anni, però mio nipote di 22 non c'era. Qui è già molto meglio, però il riuscire a riportare i giovani è veramente il problema dei problemi. Ho letto che ieri Pittella ha detto abbiamo bisogno dell'entusiasmo dei giovani. Sì, è vero, abbiamo bisogno dell'entusiasmo dei giovani, però i giovani in questo momento l'entusiasmo per la politica non l'hanno più, dobbiamo riconquistarlo poco per volta, dobbiamo recuperarli uno per uno. Perché se così non fosse, fra 15 o 20 anni, quando Renzi, come ha detto, dovrà passare la mano, non avrà qualcuno a quale passarla. La mia proposta è semplice: la prossima volta che viene a Parma, dopo le primarie, magari il limite a quelli che possono entrare ai 30 anni, il teatro non sarà così pieno, ma magari ci saranno tanti giovani e probabilmente ci sarà anche mio nipote. Grazie dell'attenzione.